Dottoressa Yolanda Lotta, vice sindaco di Leporano, donna dei due mari, vuole essere una manifestazione non solo importante dal punto di vista estetico, perché premia certamente la bellezza femminile, ma anche un suo significato, una valenza etica, visto che vuole appunto vuole conferire il giusto riconoscimento a quelle donne che hanno rappresentato davvero delle eccellenze sul territorio. Donne dei due mari è arrivata la sua nona edizione sul territorio di Leporano. Noi come amministrazione comunale abbiamo voluto segnalare due nominativi per quanto riguarda le eccellenze del territorio. Una è Marzia Varvaglione per quanto riguarda l'imprenditoria, ma anche abbiamo voluto considerare di dare un premio etico a una persona che non c'è più, e con Monsignor Pasquale Morelli l'abbiamo individuato nella persona di Gilda Siciliano. La famiglia è rimasta contentissima di questo premio etico, e che dire, Donne dei Mari è un appuntamento che ogni anno qui si svolge a Leporano, c'è tantissima gente, noi diciamo vogliamo abbinare sia l'eleganza, la bellezza, ma dare anche un segno che le donne del territorio tarantino sono donne valide e donne che contano. Appunto per smentire molte volte il convincimento stupido della donna oggetto. La donna ha una sua dimensione, ha un suo valore, ha dei valori, scusate il bisticcio di parole, da trasmettere. Io penso che le donne del territorio tarantino hanno dei valori forti, dei valori non solo valori attaccati alla famiglia, ma anche valori intrinsechi dentro di loro. E che dire, siamo orgogliosi di rappresentare questa nostra cittadina.